Bella a tutti ragazzi, sono Aaron e siamo tornati operativi dopo una bella settimana di pausa, tra virgolette, perché la Vermidia era rotta, ora mi è arrivato quello nuovo e siamo qui con questa, diciamo, macchina, non lo so come definirla, ma è una roba assurda perché l'ho modificata tutta ed è una bestia. Oggi cosa volevo fare? Oggi volevo andare a comprare, a spendere un po' di miei soldi, che tanto non li uso mai, quindi volevo andare a comprare il... diciamo l'appartamento più costoso di tutto GTA 5 online. Quindi noi andiamo subito, ho sbagliato intanto, andiamo subito su internet, andiamo su Dynasty 8, andiamo sulla mappa, andiamo all'Eclipse Tower e vogliamo fare ottieni indicazioni, così guidiamo un pochettino. Torna alla mappa, questa roba qua non ci interessa. Via, 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 via. Sono 2,04 km. E allora noi ci andiamo. Mamma mia, quanto scoppietta la marmitta! Mio Dio! Eccoci qua, ragazzi, stiamo per diventare dei ricconi. Oh no, beh, forse no, perché stiamo appena, per spendere appena la modica cifra di $400.000, ragazzi. Quindi noi... No, no, che citofoniamo? Noi vogliamo comprarci l'appartamento, maledizione. Dove cavolo è il coso qua? Attenzione ragazzi, siete pronti per l'acquisto epico? L'acquisto epico! $400.000! Attenzione, lo scambio ti farà risparmiare 17.000 e non ce ne frega una mazza. Mamma mia! Abbiamo comprato! E allora entriamoci subito. Madonna mia, questo qua. Entriamoci subito. Questa è la nostra auto. Ok, bros. Ci siamo entrati. Mamma mia! Mamma mia! E che cos'è sta roba, oh? C'è questo... Mamma mia, gigante, oh. Qua che cazzo c'è? Qua c'è dove... No, qua è il meccanico che lavora, ragazzi. Il nostro meccanico personale. Andiamo allora a vedere sopra. Mamma mia, chiamiamo pure l'ascensore. Vabbè, che cos'è tutto sto stile? Allora, nel tuo nuovo appartamento puoi guardare la TV e video nelle telecamere a circuito chiuso, puoi anche farti una doccia per lavare via il sangue. Sì, sì. Poi dici cosa devi dirci. Quando entri digitale online partirai dal tuo appartamento per cambiare questa opzione nel menu di pausa. Dal menu di pausa. Sì, 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 sì. E è bello che è finito. Mamma mia, siamo entrati ragazzi. Siamo ormai del... apparteniamo all'alto rango. Mio Dio. Mio Dio. Guardate che bella grafica là in fondo. Tutto cubettoso, tutto liscio. Allora noi usciamo da qui. Qualcuno intanto si sta sparando. Beh, non diciamo cosa. Comunque... andiamo a vedere cosa possiamo vedere, cosa possiamo trovare più che altro in queste zone. E non c'è una beata minchia, io ho speso $500.000 per sta roba. Non è vero, non è vero, perché c'è anche il piano sotto. Mi stavo già incavolando ragazzi, ma c'è anche il piano sotto. Quella è una panca. Qui abbiamo uno specchio, oh mio Dio. Ok ragazzi, questa è la casa più costoso di GTA 5 online. E niente, abbiamo buttato via un po' di soldoni, tanto per... ne abbiamo solamente 110.000, tanto per fare qualcosina. Quindi ora adesso vi farò vedere i veicoli speciali che potete trovare. Usciamo dall'appartamento. I veicoli speciali che trovate con il nuovo aggiornamento. Eccoci qua, posizioniamoci esattamente in una zona dove... Ok, eccoci qua, allora noi andiamo subito su internet. Allora andiamo a cercare su viaggi e trasporti. E andiamo su, mi sembra, l'ultimo. Eccolo qua, allora il primo è la BF Bifta, che è quella che vi ho fatto vedere un po' tutta modificata. E questa sembra, ragazzi, senza fare pubblicità occulta, la Citroen due cavalli. Comunque, si chiama Canis Kalahari.
Ok, va bene. E va bene. E poi c'è il Bravado Paradise. Quindi noi ci compriamo questa. Ce la scegliamo gialla perché giallo è il nostro colore preferito. E acquistiamo. La tua Calari sarà presto consegnata al tuo garage. Torniamo indietro e ci acquistiamo pure questa. Aspetta, oh. Shark. No, io voglio lo squalo. Voglio lo squalo, voglio lo squalo. Acquista. Ok, saranno ben presto disponibili nel nostro garage. Quindi noi aspettiamo con calma, intanto andiamo a vederci, perché mi sembra che la moto più... No, questa no. Ok, qua un po' di moto ci sono, la Dinka. Questa cazzo di macchina è? 80.000, è un po' troppo. Finisco tutti i soldi così. Stiamo fuggendo ragazzi, stiamo fuggendo. Perché noi siamo... Mamma mia, fuggiamo. Andiamo addosso alla polizia, andiamo addosso alla polizia. Pembetem, bem, bem, bam. Spara, spara, spara un po'. Spara un po', spara un po'. Spara, spara, spara. Pem, 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 pem. Ucciso, ucciso. Fuggi! Oddio, siamo nascosti in una casa. Siamo nascosti in una casa. Mamma mia. Siamo nella casa di George Clooney. Mamma mia, guarda che roba. Guarda che roba. Non nella piscina, per favore, perché non c'ho voglia di farmi un bagno con l'auto. La macchina l'ho lavata prima. Ma è pure chiusa. Ah, che stile. Oddio! Mi hanno scangato una gomma. Oh, Madonna santa. Vabbè, è finita ragazzi, è finita. Mi hanno scangato una gomma. Ok ragazzi, siamo dentro il tunnel segreto. Siamo dentro il tunnel segreto. Allora, indietreggiamo. Orca porca, mi sono ribaltato. Indietreggiamo con calma. Ok. Cerchiamo di uscire dal buco. Ok ragazzi, siamo riusciti a fuggire dalla pula. E per questo video è tutto. Vi ho fatto vedere, ma forse lo sapevate già, comunque vi ho fatto vedere l'appartamento più costoso di tutto GTA 5 e anche i veicoli che con il nuovo aggiornamento sono disponibili da acquistare, che poi alla fine si acquistano, nel senso che vabbè, si acquistano tra virgolette perché comunque sono gratuiti. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi esorto a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo video!